Presidente Claudio Burlando, oggi una giornata storica, possiamo definirla, per Genova. Inaugura questa strada a mare che collegherà sostanzialmente San Pier d'Arena con Sestri Ponente. Ci sono voluti un po' di anni di lavori, però si è arrivati alla fine. La strada è molto complessa, qui c'era una fabbrica 10 anni fa, un altoforno, insomma. Abbiamo firmato l'accordo appena io cominciai il lavoro in Regione nel 2005, poi si è dovuto demolire l'altoforno, bonificare l'area, progettare la strada e realizzarla tra ferrovia, fabbriche, porto, con tantissime interferenze di oleodotti, di sottoservizi. No, veramente molto molto complicata, cambia il volto poi di questa città ora, perché dalla foce a Sesti si può andare con facilità anche senza autostrada, con la sopraelevata, con lungomare Canepo. Adesso cambierà anche il volto del centro di Cornigliano, una riqualificazione attesa. Un architetto ha vinto il concorso di idee, a questo punto stamattina l'architetto Pinna si riqualifica la via con alberatura, con pista ciclabile. Una via che viene restituita agli abitanti dopo che per tanti anni ha visto un traffico veicolare anche di mezzi pesanti veramente troppo forte per questa parte della città. Possiamo dire che la strada a mare è, diciamo, un po' l'inizio di una serie di progetti che ridisegneranno Genova dal punto di vista della viabilità. Ci si aspetta il nodo di San Benigno, ma poi ci sono anche il nodo ferroviario e poi Terzo Valico e Gronda. Ma intanto che abbiamo speso 70 milioni, ma ne spenderemo ancora 50, quindi non è che sia finito. Collegamento con sponda a sinistra del Polcevera, allargamento di lungomare Canepa, collegamento con la Casale dell'aeroporto, con l'autostrada, quindi. E poi appunto via Cornigliano, e poi il nodo, il valico, spero anche la gronda, in modo che sia possibile completare un disegno urbano extraurbano di collegamenti infrastrutturali per una città che ospita il porto importante del Mediterraneo e uno dei porti importanti al mondo. Dopo 10 anni lascia la presidenza della Regione Liguria, insomma, se si dovesse dare un voto, che voto si dà? Ma lasciamo perdere i voti, dai. Diciamo che ci ho messo come sempre tutto l'impegno di cui ero capace, ho lavorato tantissimo, ma questa è la mia caratteristica, sono contento di alcuni risultati importanti e sono contento che sostanzialmente finisca il mandato con lo stesso argomento con cui cominciò a Cornigliano. L'accordo con Riva fu fatto il 27 aprile 2005, anche se è reso noto assai più avanti, quindi poco dopo l'insediamento, la giorno del mio compleanno, e la vigilia del compleanno di Claudio Riva, che fa gli anni il 28, due tori, insomma. A luglio l'altoforno era spento, a ottobre si firmò la cosa a Palazzo Chigi, ma i presupposti ormai c'erano già tutti, e poi si è fatto un lavoro che non è finito, ma che oggi è la sua giornata più emblematica e più simbolica. Grazie. Ciao.